Allora Paolo, un convegno nazionale a Minturno, c'è tutta la vela che conta in onore di Agostino Straulino, che è stato il più grande velista italiano. Per Minturno è una questione d'orgoglio. È una questione d'orgoglio, d'onore, ma grazie a te, grazie al gruppo che con la Lega Navale in effetti è presente sul nostro territorio. Io credo che oltre a quello che già fate, che io ho sempre apprezzato, perché poi portare i giovani ad una disciplina così importante, così bella, per noi che in effetti abbiamo tutta questa costa, è una cosa che in effetti ci inorgoglisce. Credo che siete anche pronti a crescere ancora di più, perché ho saputo che state interessando le scuole, questo è anche un messaggio positivo. Enzo Di Capo, quarto nucleo atleti delle Fiamme Gialle, forse la struttura più titolata per quello che riguarda la vela italiana. Quanti campioni avete avuto? Ma quando si parla di campioni non deve essere un'autocelebrazione. Atleti bravi ne abbiamo avuti molti nei circa 30 anni di attività, e dal 1987 che siamo affiliati e le nostre imbarcazioni navigano nel Golfo di Gaeta, nel Golfo Formia, Scauri, Minturno, perché è un bacino molto ampio e ospita tanti comuni che con particolare attenzione e diligenza cercano di portare i giovani verso gli sport nautici e verso la vela. Noi ci stiamo impegnando molto, collaboriamo con la Federazione Italiana Vela e cerchiamo di essere presenti, insomma, su tutti i campi di regata internazionali. Noi portiamo i ragazzi sui 29er, insieme a Vela Viva stiamo spingendo molto su questa classe, ma anche per far conoscere ai ragazzi la storia li portiamo sulle classi star. Che rapporto c'è secondo lei nel futuro tra la vela e gli skiff, e se queste barche sono il futuro della vela anche nel Golfo di Gaeta? Ma sicuramente il Golfo si presta molto a tutti i tipi di imbarcazioni, nello specifico lo skiff può essere gestito bene anche in sicurezza, perché all'interno del Golfo si ha vento e acqua calma, quindi anche i giovani possono cimentarsi fin dall'inizio in tutta sicurezza e provare le prime esperienze e poi fare il salto di qualità con imbarcazioni prima 29er, poi 49er e poi le altre imbarcazioni, a seconda delle esigenze anche dell'allenatore e della società che li gestisce. Stefano Lanfranco, Associazione Life, impegnata nel recupero delle barche e anche di ragazzi con delle storie particolari, ce lo racconti? In pratica noi siamo dei volontari che acquisiamo imbarcazioni di legno rigorosamente a vela per impiegarle come materiale didattico, per rielaborare delle relazioni nuove per questi ragazzi delle case famiglie, del carcere minorenne e della tossicodipendenza. Noi in pratica gli insegniamo il restauro del legno, li portiamo per mare e gli insegniamo l'arte marinaresca in un più ampio ambiente che è quello della Marina Militare, che ci patrocina e ci ospita all'interno dell'antico arsenale borbonico. In questo momento noi abbiamo due progetti importanti e unici in Italia: nave Scuola Matteo, un bialbero di 15 metri che abbiamo dedicato per alloggiare questi ragazzi, per farli crescere dal punto di vista di esperienza, e il cantiere scuola in cui è contenuta una storica barca della Marina Militare. E con queste due attività noi speriamo di chiudere il cerchio con questi ragazzi: relazione, insegnamento, formazione e competenza, per poi portarli al mondo del lavoro. Allora, Paolo Rastrelli, fondatore tra gli altri del Centro Studi Tradizioni Nautiche, oggi sei venuto a parlarci dell'ammiraglio Straulino, forse il più grande velista italiano. Io direi non solo italiano, forse anche del mondo, perché quello che ha fatto Straulino è unico e resterà unico veramente. Il centro studi è una cosa molto importante per gli appassionati della vela, perché abbiamo raccolto del materiale, anche questo unico, scusatemi l'uso di questa parola, ma in Italia non c'è niente di simile e abbiamo la possibilità di ricostruire qualunque storia sulle barche, sui personaggi, sulle regate. Veramente è una cosa entusiasmante. Stiamo anche facendo dei libri appunto con questo materiale che abbiamo. Di avere il segretario della classe 29 e vorremmo fare una domanda a lui, anche perché questo convegno avvicina le due classi, la classe star dell'ammiraglio Straulino e questa meravigliosa, diciamo, e modernissima deriva dei tempi moderni. Secondo te, qual è l'accostamento che possiamo fare? Ti piace questa idea della Lega Navale di Scauri di voler avvicinare i giovani
attraverso queste due classi alla vela? Assolutamente sì, direi che è un accostamento che non può che onorarci, perché la star è la regina delle classi olimpiche, è probabilmente, se non mi ricordo male, la più vecchia classe olimpica, che ha sfornato i migliori campioni, i nomi storici della vela mondiale, e il 29er è invece la rappresentante di un modo diverso e nuovo di andare in barca, sicure classi veloci, performanti, sicuramente più facili nelle manovre, più economiche sicuramente, beh, rispetto alla Star senz'altro. Quindi diciamo è una congiunzione tra passato, che è ancora tutt'oggi attuale, e futuro della vela, una vela caratterizzata dall'easy sailing, dalle nuove tecnologie, carbonio, vele laminate, e quindi diciamo che è il perpetuarsi di una tradizione di cui siamo onorati.